più in alto possibile. È stata una stagione positiva, però come ci hai anticipato, l'anno prossimo continuerai a partecipare in questa categoria? Sì, credo di sì, ma ancora non è niente sicuro. Perfetto, grazie Antonio, grazie. Fuoco, in bocca al lupo. E dopo le parole di Antonio Fuoco andiamo ad ascoltarci le dichiarazioni di un altro giovane e velocissimo pilota italiano, in questo caso si tratta di Antonio Giovinazzi. Sentiamo Giovinazzi. Siamo con Antonio Giovinazzi per livef1.it. Allora Antonio, siamo qui a Imola per il penultimo appuntamento stagionale del campionato europeo di Formula 3. Una grande prima fila conquistata in gara 1 da parte tua. Sì, sì, è stata un'ottima qualifica. Abbiamo fatto degli ottimi due giorni di test martedì e mercoledì. Ero molto contento con il ciò che abbiamo provato con i miei ingegneri e i miei meccanici. Questa mattina ho fatto il terzo tempo nella prima prova libera, nel secondo ho avuto problemi di traffico, quindi non sono riuscito proprio a fare un giro diciamo pulito, però in qualifica sapevamo che avevamo un ottimo passo, abbiamo fatto 3-4 giri e un giro 36 e 7 e 6 era in seconda posizione. Niente, la macchina l'ho sentita molto bene fin dall'inizio, peccato dopo che c'è stata la bandiera rossa e non ho potuto migliorare, però la macchina è molto buona e spero di fare un'ottima gara domani e magari migliorarmi e fare la pole position domani in qualifica. Senti, fin qui è stata una stagione estremamente positiva per te, hai conquistato delle vittorie e occupi attualmente la sesta posizione in graduatoria. Dacci un po' un tuo feedback, il tuo bilancio di questa stagione, se ha rispettato le tue aspettative. Sì, la stagione è partita veramente bene, fin dai primi due giorni di test. Poi nelle prime gare ho fatto il primo podio ad Hockenheim e dopo ho avuto problemi con il telaio che purtroppo abbiamo scoperto solo dopo 3 weekend. E siamo arrivati a Red Bull Ring veramente forti con il cambio del telaio e il cambio di pezzi del motore. E lì la differenza si è notata subito con la mia prima vittoria in campionato e il podio anche in gara 1. E poi mi sono ripetuto nel Nürburgring la settimana dopo, quindi sicuramente un ottimo fine stagione, molto ottimo, adesso anche il secondo posto in qualifica, quindi adesso sì, cercherò solo di fare bene qui nella mia circuito di casa, diciamo, e Hockenheim prossima settimana, ultima gara del campionato, e sicuramente il mio obiettivo principale sarà Macao a novembre. Senti, questa è la tua seconda stagione nel campionato europeo di Formula 3. Puoi dire qualcosa sul tuo futuro? Quali sono i prossimi step della tua carriera? Guarda, adesso per adesso sono concentrato al massimo per finire questo campionato nel miglior dei modi. Poi diciamo che dipenderà tutto appunto dai risultati che avrò a fine campionato e vedrò cosa posso ispirare a fare l'anno prossimo. Il Formula 3 sicuramente secondo me rimane una delle categorie più competitive, visto che lo scorso anno Kimi andò a Formula 3 e passò in Formula 1, quest'anno Verstappen, quindi sicuramente uno dei più competitivi e magari rimanere anche qui non sarebbe una brutta idea. Perfetto, grazie Antonio Giovinazzi. Grazie. E allora abbiamo sentito il parere, le parole di questi giovani protagonisti del campionato europeo di Formula 3, Antonio Fuoco in particolare, Marco Pezzoni, ti chiamo in causa perché sono ormai 3 stagioni che manca un pilota italiano in Formula 1. Come hai visto quest'anno da Raffaele Marcello, da Antonio Fuoco, come li hai visti? Pronti secondo te a fare un ulteriore step nella propria carriera? Nel caso specifico di Marcello si tratterebbe di Formula 1, oppure ancora li hai visti un po' troppo immaturi? Guarda, io penso che debbano fare ancora magari una stagione per quanto riguarda Marcello in GP2 e Fuoco se può fare il salto provare il salto in GP2 subito. Marcello ancora ha bisogno forse di ancora un anno, Fuoco un paio per poter pensare di provare a salire almeno in Formula 1, anche se purtroppo non è così facile saltare in Formula 1. Per il momento sembra che solo chi ha sponsor dietro o porti possa saltare in Formula 1.
E vedremo naturalmente se il progetto portato avanti dalla Ferrari Driver Academy, in collaborazione anche con la federazione, con Giancarlo Minardi stesso, darà finalmente i suoi frutti, contribuendo affinché un pilota italiano possa finalmente debuttare in Formula 1, se non dall'anno prossimo, anche a partire dalle prossime stagioni. Ricordiamo che dal 2016 entrerà in Formula 1 questo team AS, questo team americano, che sarà una sorta di succursale rossa, per cui potrebbe anche trattarsi di una chance magari per un pilota italiano o per comunque un esponente della Ferrari Driver Academy. Nel corso dello scorso weekend sono andati in pista naturalmente anche il campionato di GP2 e GP3, sempre sul tracciato di Sochi. GP2 che ha visto il trionfo meritato da parte di Jolyon Palmer, che ha conquistato il titolo, succedendo così nell'albo d'oro a Davide Valsecchi e Fabio Laimer. Ovviamente Palmer, che è figlio, ricordiamo, dell'ex pilota di Formula 1 negli anni 80, Jonathan Palmer, pilota della Tyrrell, ricordiamo. E lo stesso Palmer si augura di non fare la stessa fine, tra virgolette, agonistica di Valsecchi e Laimer, che visto che entrambi poi non sono riusciti a fare il grande salto in Formula 1. Un Palmer che si è detto comunque fiducioso e si è autocandidato al sedile Toro Rosso al fianco di Max Verstappen, come se del resto non ci fossero già abbastanza candidati per quel posto, visto che sono circolate nei giorni scorsi i nomi di Carlos Sainz Jr., ma anche quello di Pierre Gasly e Alex Lynn, tutti esponenti del Junior Red Bull Team. È andata in pista anche la GP3 con le vittorie di Dean Stoneman e di Niederhauser, dunque grande spettacolo a Sochi, ma grande spettacolo anche a Motegi. E qui passiamo alle due ruote: Marco Pezzoni, secondo titolo mondiale per il fenomeno Marc Marquez. Sì, esatto, Marco, doveva fare quello che doveva fare, solo una cosa: stare davanti a Rossi e Pedrosa, e l'ha fatto egregiamente Marquez, conquistando così, lasciando comunque la vittoria a Lorenzo, anche se negli ultimi giri forse ci ha provato Marquez ad avere l'idea stupenda di andare a prendere Jorge Lorenzo e vincere anche la gara, però Lorenzo era già partito in quarta, dopo quattro giri era già scappato via, e quindi Marquez ha pensato solo a stare davanti a Rossi e Pedrosa. Già era davanti a Pedrosa, perché comunque sembra che comunque Daniel Pedrosa sia un po', tra virgolette, rassegnato a vedere il suo compagno di squadra rivincere ancora il titolo. L'unico che non si è rassegnato è Valentino Rossi, ci ha provato per un paio di giri a tenerselo dietro, ma poi ha dovuto mollare il colpo, anche se comunque gli è rimasto attaccato fino a fine gara, era a 7 decimi, non era poi tanto distante da Marquez, ma non ci ha più riprovato. Secondo titolo mondiale per Marc Marquez, a 21 anni ha già 4 titoli mondiali in bacheca. Ricordiamo nel 2010 in 125, la Moto 2 nel 2012 e poi MotoGP appunto 2013 e 2014. Adesso domenica sarà la gara di Phillip Island in Australia, sarà forse il primo anno che non ci sarà un pilota australiano in MotoGP. L'anno scorso c'era Stirling, quest'anno non c'è proprio nessun pilota australiano in griglia. Questo fa un po' pensare agli anni in cui c'era Casey Stoner. Chissà mai che magari Stoner una wild card a Phillip Island domenica non gli venga in mente. E rimane solo la lotta per il secondo posto tra Rossi e Pedrosa, e forse anche Lorenzo, che si è inserito, sta recuperando punti dopo queste due vittorie ad Aragon e a Motegi. La lotta è bella per questi tre piloti, mancano comunque tre gare anche in MotoGP, manca appunto Phillip Island, manca Sepang e poi Valencia il 9 di novembre. Quindi a questo punto, dopo l'appuntamento di Phillip Island, altre due gare che naturalmente seguiremo in diretta con le tue radiocronache su Radio Live F1. Marco, allora dai tu l'appuntamento per la radiocronaca Phillip Island su Radio Live F1.
l'appuntamento è per domenica, penso verso le 5, 4, le 5 del mattino. Per chi vuole su Radio Live Crono, per la Radio Cronaca del 16° appuntamento della MotoGP. Ecco, noi europei potremmo dire per fortuna che si corre solo una volta all'anno in Australia e ci costringono a queste levatacce notturne a Melbourne per la Formula 1, a Phillip Island per la MotoGP. Però, insomma, la passione non conosce confini e ti ascolteremo ben volentieri, Marco. E allora, chiudiamo qui questa nostra 61esima puntata di Circus. È stata una piacevole serata che abbiamo trascorso insieme. Naturalmente potete ascoltare e riascoltare in qualsiasi momento questa e le altre puntate andate in onda nel corso delle precedenti settimane. Noi torneremo in onda con Radio Live F1 lunedì prossimo alle 21:30, sempre in diretta. Naturalmente noi sappiamo che la Formula 1 osserverà adesso uno stop di 2 domeniche per poi tornare in pista il prossimo 2 novembre sul circuito statunitense di Austin. Per cui naturalmente attendiamo l'appuntamento anche di domenica mattina all'alba, dunque o comunque nella tarda nottata italiana per il Gran Premio d'Australia con la radiocronaca di Marco Pezzoni. Sul nostro sito www.livef1.it tutte le notizie e le news in tempo reale. Continueremo a tenervi aggiornati naturalmente sia sulle news del mercato piloti sia sulle notizie, speriamo che possano arrivare presto, positive sullo stato di salute di Jules Bianchi. Forza Jules ancora una volta. Io ringrazio tutti voi per averci seguito anche questa sera. Un ringraziamento anche a Marco Pezzoni. Ciao Marco. Ciao Marco, buonasera ancora a tutti gli ascoltatori. Da Radio Live F1, puntata numero 61 di Circus, per stasera è tutto. Marco Privitera vi ringrazia e vi augura una buona serata. Ciao a tutti! Thank you.